Buongiorno bimba, buongiorno, ben ritrovati al canale. Siamo oggi in Val d'Aosta, Val d'Ayas per la precisione. Partenza da Saint-Jacques, piccolo abitato dopo, poco dopo Champoluc. La meta di oggi, eccola qua, il rifugio Mezzalama. Andiamo, la giornata è splendida, la temperatura è meravigliosa, c'erano ben 14 gradi alla macchina. E quindi io sono felice già solo per questo, eh. Il Gran Tournalen, e dietro di qua, coperto dai pini, c'è il Roisetta che abbiamo fatto 2 anni fa, salendo però da Cenel. Si può salire anche di qua, eh. Pian di Verra inferiore, boom, è già qua. Uno che non vuol camminare troppo con 2,77 km e neanche 400 di dislivello, fondamentalmente, boh, è una meraviglia assoluta. Quindi, proprio qui in mezzo, sopra i Seracchi, il Polluce, Castore, che spettacolo! Che spettacolo! Va bene, comunque abbiamo detto, qui in mezzo, proprio sopra quelle belle seraccate, c'è il Polluce. Alla sua sinistra c'è la Roccia Nera. Un po' più in là il Brighton orientale, qui abbiamo detto il Castore. Non l'ho detto prima, ma una delle destinazioni di oggi, oltre al rifugio Mezzalama, che diciamo che sarà il culmine dell'escursione, c'è anche il meraviglioso Lago Blu, che dovrebbe essere qui tra non molto, una mezz'oretta circa. Ed eccolo qua, il meraviglioso Lago Blu, sotto ai 4000, un'acqua splendida, ora lo vedremo dall'alto. Qualche pianta che cresce in mezzo, che colore. Lì sotto al lago c'è un bivio, in effetti il 7 lo indica sotto, però c'è un cartellino in legno che il rifugio Mezzalama Guida d'Ayas lo indica di qua. Oh, probabilmente, non lo so, proseguirà pure, eh. Però da quello che ho in traccia io, questa è una traccia che arriva qua sopra, vista lago e basta. Quindi andiamo a recuperare l'originale, poi non so. Stiamo su quello che è il 7. Ecco qua un bivio, lì ci indica un sky climb Mezzalama. Vedremo poi come siamo su. Noi restiamo sul sentiero, che è il numero 7, 1 ora e 45 ci dà. Cartelli molto dubbiosi, perché alla partenza
segnava 4 ore 45 al mezzanama. Noi stiamo camminando a 2 ore esatte, a metterci 1 ora e 45 andiamo a 3:45, un'ora in meno. E stiamo andando veramente con estrema calma, perché bisogna godersela la giornata, oggi soprattutto, anche domani e dopo, ma non siamo qui per correre, quindi i cartelli, che lasciano un po' il tempo che trovano, In questo ambiente magnifico, veramente, cominciamo, pare, a intravedere il rifugio Otorino Mezzalama. Ci mancano 500 scarsi di dislivello e sempre più vicini, anche Polluce, Testa Nera, gemello del Brighton orientale. Adesso presumo che da là vedremo anche il Brighton centrale e il Brighton occidentale. Ora, quello che abbiamo visto prima era un abbaglio, non era rifugio. Quello che vediamo bene adesso, sotto la roccia nera, è il rifugio che vede da Yas. Il mezzalame è qua dietro, non lo vediamo in questo momento. Ora però vediamo il Brighton centrale e il Brighton occidentale. Quindi tutti e tre i Brighton. Il gemello del Brighton, appunto, roccia nera, Polluce, Castore. Vamos, bimba! Ciao! Ecco che ora lo vediamo bene, si intravedono le persiane rosse, il rifugio Torino Mezzalama, 3009, quindi ne abbiamo ancora circa 240. Che spettacolo! Mi dai un po' della tua agilità? Che spettacolo, ragazzi! Ok, non rompiamo i coglioni. Laghettino di fusione e si prosegue su questo costone che viene chiamato la Mazza Cristiani, ma a me non sembra così, poi così particolare, ne vado molto peggio, nel senso, non è per niente ripido, cioè adesso non, nel senso sale, ma insomma vabbè. Adesso guardandomi intorno ho detto, ma secondo me quello là è il Testa Grigia. In effetti ho controllato ed è proprio lui. Testa Grigia che faremo domani, teoricamente. Con partenza da Champoluc prenderemo un pezzo di funivia fino a Crest per togliere un 400 di dislivello, comunque poi ne restano 1400 e saliremo là. Ora cominciamo ad arrivare qui, Pensiamo a oggi. Laghetti, cascate, ghiacciai, seracchi, 4000 e beh, c'è anche il rifugino, tra l'altro bellissimo. Adesso vediamo un po' cosa propone il menù, perché ho quasi fame, l'orario è lui, 12:15. Ecco, in diretta, appena parlato di seracchi, un crollo di un seracco. Si vede là, dove il ghiaccio è più blu. Si è staccato un pezzetto, non eccessivo, ma comunque il suo boato l'ha fatto,
cartello errato, quota esatta è 3009. Ecco il rifugio. Di qua si prosegue per il Guide d'Ayas, che si vede bene sopra lì con i suoi pannelli solari, punto di partenza principale appunto per Castore, Polluce e Roccia Nera. Ogni tanto ecco, si sente il boato di qualche crollo. Ora arriviamo giusto al cippo qua, vediamo se ne prendiamo qualcuno in diretta, dopo andiamo a bere una birretta e magari mangiamo anche qualcosa in rifugio. Ecco il piccolo ma bellissimo rifugio Mezzalama. Ramponi, che cozze, che bello. Piccolo intimo. Mangiamo qualcosa, va. Salute bimba e buon appetito. Ciao. Bene, dopo una bella polenta concia, birretta, un'ottima fetta di torta alle mele, salutiamo il rifugio Mezzalama, ripercorriamo quella che appunto viene definita la Mazza Cristiani, ma che forse io ribattezzerei in Ammazza Beccaria. Ecco, Beccaria qua potrebbe far fatica. Il mio intuito mi ha portato a seguire le cagate. Beh, intuito, ho seguito le cagate, ho detto prima bazzicava di qua. Eccolo sotto là che riposa. Per il ritorno non siamo passati dal Lago Blu, ma abbiamo tenuto la strada, la poderale diciamo, che serve poi su una malga, ci sono i vari tagli. Ora siamo in vista del Pian di Verra inferiore. Dopo là volevo fare una deviazione, ma c'è da vedere un po' qual tempo, perché minaccia, davano alle 5 pioggia, ma sta arrivando lì da dietro non tanto bello, quindi considerando che quel taglio lo allungherebbe un po', quel taglio, quella deviazione, vediamo. Ecco come in montagna nel giro di mezz'ora il tempo cambia, qualche gocciolina stava arrivando anche qua, adesso vediamo cosa fare. Va bene, alla fine restiamo sulla strada, poi vediamo se c'è qualche taglio, che qui c'è un altro rifugio più avanti. Tanto è presto, il sentiero di là poi è trafficato e cambiamo un po' percorso da stamattina, tanto è una strada, sì, ma sei nel bosco. Qui al bivio c'è una bella fontanella d'acqua per rifornirsi. E volendo c'è un sentiero che va al rifugio Ferraro e al rifugio Guide Fracei, qualcosa del genere. Inizialmente l'avevo messa giù di lì, però buon, restiamo qua, se poi ci sono i tagli sulla strada accorciamo un pelino. Andiamo a bere la birra direttamente giù a San Jacques. Qui c'è il serpentone della strada che scende,
e tu ti tagli. Ecco qui il bivio, fieri, dove c'è il baretto. La signora, ma qui la strada proseguirebbe, si arriverebbe giù comunque. La signora ha detto no, no, andiamo al bar. Bene, andiamo al bar. E poi faremo l'ultimo pezzettino, uguale a stamattina. C'è sette, con la birra. Andiamo al bar. Che spettacolo. La potenza dell'acqua. Questo è uno spettacolo vero. Queste si trovano anche da noi. Sono le tipiche costruzioni valser. Vediamo qua se dice qualcosa. Beh, insomma, no. Non si legge più. Comunque. Qua c'era una struttura anche. Petit bar da fieri. Ah, è un piccolo, c'è anche la chiesetta. Qua c'era un albergo un tempo, albergo pensione Bellevue Fieri. Qui nell'estate del 1910 Guido Gozzano, diventato entomologo e rimasto poeta, cantò nella bellezza area del Parnassus la purità della solitudine montana, dimenticando la pagina crudele dei sofismi per innalzare l'anima canora alle supreme altezze, nelle quali la poesia diventa sapienza e preghiera. A ricordo, 25 1957. Bello. Sì, comunque c'è questo che affina la chiesa e il bar, bellissimo, fondamentalmente. Petit bar, che è petit di nome e di fatto, perché dentro è veramente piccolissimo, come vediamo, ma è bellissimo, e visto che il posto è bello, beviamo un'altra birra qua. Tra l'altro qua, da qua ammiriamo molto bene la nostra meta di domani, testa grigia, eccolo là. E un'altra birra e poi scendiamo, tanto qua mezz'oretta siamo giù. Tanto poi non ho capito se... boh, perché alla fine c'è un campanile qua dietro, vabbè. Se hanno fatto il bar dentro la chiesa sarebbe ancora più interessante. Comunque fanno anche da mangiare, eh. Gnocchi specialità, credo, perché ci sono tre tipologie di gnocchi più il piatto del giorno, sempre gnocchi. Bene, vado a prendere un'altra birra. Eccoci qua, ciao bimba. Diamo un due dati, 17,8 km per 1400 di dislivello circa, 1435 comunque. Le relazioni parlano di 1350, ma perché partiresti da dopo la chiesa. Gita, al di là del dislivello è un E adatta a tutti, a parte il dislivello appunto, una persona mediamente allenata la fa senza problemi. Ambiente spettacolare di alta montagna, sei a ridosso nel ghiacciaio, scariche dai seracchi, c'è tutto quello che riguarda l'alta montagna, è bellissimo. Rifugio Mezzalama spettacolare, pian di Verra inferiore, Lago Blu, altrettanto spettacolari. Basterebbe arrivare lì per chi non vuol camminare tanto per avere già delle grandi soddisfazioni. Al rientro, se venite qua passate al Petit Bar, sarebbe interessante che andare a mangiare gli gnocchi, perché birra è buona, bel posto, boom. Adesso andiamo a cercare la nostra sistemazione per la notte. Domani testa grigia, stasera mangeremo qualcosa di tipico da qualche parte, boom. Saluti a Legar e a domani. Wow, boom. Domani perché ci seguirà.